Grande successo per la quinta edizione della Berghem Molamia. Ancora una volta l'innovativa Gran Fondo Ciclistica ha registrato un aumento di gradimento e di partecipazioni, indice anche dell'ottimo lavoro organizzativo della SC Gazzanighese e del suo presidente Mauro Zinetti. L'evento, uno dei più apprezzati del panorama ciclistico amatoriale, ha visto al via 1617 atleti, 149 donne e 1468 uomini, provenienti da tutta Italia e persino dall'estero. Il bel tempo ha contribuito al perfetto svolgimento di una giornata di festa su un percorso che proponeva i paesaggi mozzafiato delle valli orobiche e uno scorcio sul lago d'Iseo. Una moltitudine di ciclisti ha riempito le strade bergamasche e con le loro centinaia di divise colorate hanno rallegrato il territorio al loro passaggio. Ormai come da tradizione, anche già da sabato 15 giugno Gazzaniga ha iniziato ad animarsi con le operazioni di distribuzione dei pettorali e dei ricchi pacchi gara. In serata, a partire dalle 18, la grande festa con la notte gialla, sfilate di moda, street food, modellismo, giochi per bambini, musica DJ e tante altre iniziative. Oltre alle autorità presenti sono intervenuti anche Alfredo Maffei, capogruppo degli Alpini, e Anselmo Cortinovis, in rappresentanza dei commercianti di Gazzaniga. E ovviamente c'erano anche le ideatrici della Berghem Molamia, Paola Bertola e Rita Trappletti. Tra gli ospiti illustri che invece si sono schierati con la loro bicicletta alla partenza della Berghem Molamia, l'ex professionista bergamasco vincitore di due Giri d'Italia, Paolo Savoldelli, poi il professionista Davide Persico, cresciuto nel vivaio della Gazzanighese, l'altro ex professionista seriano Beppe Turbo Guerini, vincitore di una tappa del Tour de France all'Alpe d'Huez, l'ex ciclista Silvia Pollicini, il telecronista di Eurosport Luca Gregorio, l'annunciatrice del meteo di Mediaset Stefano Andriola, il presidente nazionale di AXI Emiliano Borgna, il presidente della comunità montana di Scalve e sindaco di Colere Gabriele Bettineschi e infine il sindaco di Gazzaniga Mattia Merelli. Una caratteristica della Gran Fondo sempre più apprezzata dai cicloamatori è la formula dei tratti cronometrati alternati a lunghi tratti ad andatura cicloturistica pensati proprio per valorizzare le prealpi orobiche. Lungo il percorso, gli abbondanti ristori hanno regalato un momento di ulteriore gioia. Alla domenica, alle ore 7 in punta, dal centro storico di Gazzaniga, ha quindi preso il via la quinta edizione della Berghem Molamia. Questi sono i tre percorsi sul quali si sono cimentati più di 1600 cicloamatori: il Kurt di 72,3 km, il Metz di 115 km e il Long di 183 km. Promossi a pieni voti non solo l'organizzazione e la formula della pedalata con tratti cronometrati e ricchi punti di ristoro, ma anche il casoncello parte finale che ha allietato tutti i partecipanti dopo le fatiche sulla bicicletta. Ecco le parole del presidente della Gazzanighese, Mauro Zinetti. Ma fino adesso devo dire un evento ancora una volta straordinario, più di 1600 partecipanti, veramente tanta gente con il sorriso sul loro volto. Questa è la nostra riconoscenza, perché ci muoviamo per questo motivo qui, per regalare alle persone una giornata indimenticabile, e mi sembra che ce l'abbiamo fatta. Ti confermo che è proprio così, le persone che sono arrivate, abbiamo raccolto tante testimonianze che dicono esattamente quello che hai detto, e te lo confermo. Quali sono i grazie che vuoi spendere per questa giornata? Ma i grazie sono tanti, prima di tutto al mio gruppo di collaboratori, a partire da Rita, da Paola e il nostro gruppo, che veramente non molla mai e cerca di dare sempre il meglio di se stesso, dando veramente il cuore in quello che facciamo. L'amministrazione di Gazzaniga, che ci mette a disposizione tanta disponibilità, la sicurezza, dalla polizia stradale ai carabinieri, le polizie locali, la protezione civile, i volontari che sono sul percorso e presidiano tutto il percorso fino a 180 km. I commercianti di Gazzaniga che ci sono sempre vicini durante la notte gialla, devo dire, sono tanti, grazie. Una parola anche su quello che è successo prima della Berghem Molamia, la notte gialla. E quest'anno anche ho visto il comune che ha attaccato dentro la Dagadet Fest, insomma davvero grande partecipazione di un paese che partecipa attivamente
Due parole anche su questo punto, sul fatto che davvero questa manifestazione promuove il territorio, promuove il cibo locale, promuove le bellezze di questa zona. Assolutamente, il nostro intento è quello di promuovere il nostro territorio, i prodotti tipici locali. Siamo in una zona fortunata perché abbiamo tante aziende, tante imprese che amano il loro territorio e quando suoniamo il campanello e vogliamo proporre il nostro evento riceviamo tanti sì. Vuol dire che questi imprenditori, oltre che amare il loro lavoro, amano tanto anche il nostro territorio. Detto questo, cosa dire? Ieri c'è stata la notte gialla, è andata bene, tutto bene. La notte gialla per noi è il prologo alla Bergamo la mia, quindi anche lì la nostra accoglienza parte proprio già dal sabato con una bella festa e oggi poi c'è il gran galà che è la Bergamo.